Ma non è che questi giovani non sarebbero all'altezza di poter fare pescatori, ovvio, sì. Però c'è la possibilità tra il pescatore e andare a fare o al ristorante in una peschiera, finisca andare o al ristorante dentro una peschiera. Perché d'inverno l'acqua è ghiaccia e quando metti le mani nell'acqua e poi quando poi c'è la maglia freddo, allora i pescatori lo fanno così, perché non ridono dalla circolazione, anche se ora le temperature sono cambiate, d'inverno non si va più fuori come una volta, non è più freddo come una volta, capito? Però insomma capita quelle 3 o 4 mattine durante l'anno che veramente fa freddo e quando metti le mani nell'acqua si sente. Sì, vai dritto così, poi quando sei in fondo lo fai dall'altra parte su quell'altra piaggia. Ora gira. Muoviti, Gabri! C'è il motore! Andiamo! E poi rigira in su, vai! Ma parecchi, Ora andiamo a vedere di là, chiudiamo pure quell'altra! Capito? La generazione di ventenni è cresciuta davanti alla televisione o alla PlayStation e gli manca, secondo me, essere svegli, capito? Nel senso di essere coordinati sulle cose. Magari per fargli fare una cosa gli devi spiegare. Te ti bastava vedere che quell'altro più grande di te faceva quella cosa e il giorno dopo ci provavi e la facevi. Ma gli manca proprio la praticità, diciamo. Perché magari se gli dai in computer una PlayStation ti fanno una testa così. Non mi piace farli questi discorsi perché le stesse cose ce lo dicevano a noi quando eravamo giovani, capito? Io penso che basta un po' di volontà. Poi c'è certa, è come tutti i lavori, e poi ci sono quelli che ci sono portati e quelli che non ci sono portati. Voglio essere pessimista, ma perché levato che Gabriele, Diego, 3 o 4 ragazzi giovani, poi non... Dopo la generazione nostra, so come potranno gestirla domani, perché tra l'altro non è che dici vado in pensione io e vabbè lo sostituisco. Il gruppo mio, che siamo entrati 20 insieme, anche di più, quelli nel giro di 2 o 3 anni vanno via tutti.